Per tutta la vita.
E allora un grandissimo applauso per Daniel Grass, accompagnato per l'occasione da Roberto Rodeghiero. Daniel, ti invitiamo a rimanere in pista. Mondiale 2015 patinerà Carmina Burana e Elisaveta Tuktamisheva. Thank you.
Elisabetta Vukadinova. Percorso una carriera con strade diverse, patinano insieme da pochi anni ma hanno già raggiunto risultati straordinari come il 9° posto ai campionati mondiali di Helsinki. Due straordinari atleti, Valentina Markei, Ondra Otorek. Thank you.
quarto classificato alle Universiadi, patinerà, you raise me up, Ivan Righini. Ogni volta ci riempiono il cuore, abbiamo negli occhi le immagini di Helsinki, dei mondiali, dopo il programma libero, oltre 12.000 persone in piedi, una standing ovation interminabile per applaudire il programma che vedremo successivamente nel corso della serata. E allora non mi dilungo oltre, due grandissimi artisti, Anna Cappellini, Luca La Notte.
Savchenko e Bruno Lasson. Siamo arrivati a questo momento così importante per tutti noi che amiamo il pattinaggio e ripercorriamo brevemente la carriera di questo straordinario atleta che ha vinto una lista sconfinata di titoli. Allora, 10 volte campione di Russia, 7 volte campione europeo, 4 volte vincitore del Grand Prix, 3 titoli mondiali, 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi, 2 medaglie d'argento alle Olimpiadi. Signori, è l'unico atleta nella storia delle Olimpiadi invernali ad aver vinto medaglie in 4 edizioni consecutive, ma al di là di questo straordinario carnet, è l'atleta simbolo di questo sport, è un'icona vivente per le emozioni che ci ha regalato, per il suo straordinario carisma. E a proposito di questo, per queste motivazioni, ringraziamo l'amministrazione comunale di Firenze, il sindaco Dario Nardella
e l'assessore Andrea Vannucci che hanno consegnato a Evgeny Plushenko le chiavi della città di Firenze. Thank you.
Thank you.